Bisogna essere anche realisti con se stessi e oggi mi sono staccato nella penultima salita, gli ultimi 3 chilometri. Non ho preso tanto, però questo magari diceva che mi staccavo anche nell'ultima. Dunque sono rientrato in discesa e dopo mi sono messo subito davanti a tirare. Non volevo buttare via tutto il lavoro che hanno fatto Trentin, Wisniewski e Sabatini da questa mattina, che hanno tirato veramente il gruppo e hanno portato in giro tutto il giro. E niente, felice per Bob, un po' amareggiato per me e per i tifosi veneti, che domani sicuramente saranno in tanti lì ad aspettarmi. Non avrò la rosa, ma il sorriso sulla faccia sempre. Però pensi di potertela riprendere? Ma io voglio fare un bel giro, se verrà di nuovo la rosa bene, altrimenti più che felice di averla indossata e sicuramente punterò un'altra tappa. È già stato un grande giro per te questo? Sì, ma non voglio sedermi sugli allori, adesso ci sediamo e si pensa alle prossime. Chi hai visto meglio tra Nibali e Valverde? Ma sono tutti e due grandi campioni, qua al giro sicuramente al 100% e si vedrà sulle grandi salite, credo. Gianluca, quando sulla prima tratta di salita ti eri staccato, poi sei rientrato subito a disposizione con uno spirito di sacrificio straordinario? Ma credo che io ho sempre dimostrato dedizione alla squadra, ma oggi in particolare l'ho fatto, come ho detto prima, per tutti i compagni Trentin, Sabatini e Wisniewski, che hanno lavorato tutto il giorno al vento e non volevo vanificare il loro lavoro. Credo che per una squadra portare la rosa sia un onore, e anche se per un solo giorno in più bisogna dare il 100% per questo.